Nessuna concreta iniziativa del Molise contro le trivellazioni nel mare Adriatico. Il governatore della Puglia è invece pronto a rivolgersi alla Corte Costituzionale. A Palazzo San Giorgio il Movimento 5 Stelle punta il dito contro il PD che tarda nel procedere alle nomine dei suoi membri nelle commissioni consiliari. Il Consiglio regionale riordina la materia che riguarda i rapporti con i molisani nel mondo, si apre una nuova fase di attenzione e valorizzazione dei legami. Ad Oratino un incontro per parlare della giornata del rifugiato, domani un appuntamento per discutere di accoglienza in Piazzetta Palombo a Campobasso. Bentrovati gentili telespettatori a questa nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Mentre il nuovo governatore della Puglia, Michele Emiliano, si rivolgerà alla Corte Costituzionale per fermare lo sblocca Italia e le trivellazioni a largo delle coste della sua regione, il Molise rimane inerte e permette di fatto gli interventi di ricerca a poche miglia dalla sua costa. Evidentemente il rischio di mettere in pericolo l'ecosistema marino e di compromettere le attività turistiche del territorio costiero molisano non interessano la massima istituzione regionale né gli uomini che la governano. Infatti resta inerte, ferma, immobile mentre naviga rispettosa dello sblocca Italia che permette le autorizzazioni per le estrazioni di petrolio e gas, liberando con l'articolo 38 le trivellazioni, esponendo il Molise e il suo mare a rischi enormi, come la distruzione di intere nostre economie. Ne parlano ancora una volta gli attivisti del Movimento 5 Stelle, che ricordano come il Consiglio regionale del Molise non abbia voluto percorrere la strada dell'impugnativa del decreto Sblocca Italia, respingendo perfino la richiesta di trattazione dell'argomento e facendo scadere i termini di impugnabilità, disattendendo così le richieste considerate assillanti e fastidiose dei tanti comitati ed associazioni di tutela ambientale e della salute dei cittadini. Un danno enorme prodotto dal governo Renzi al nostro territorio e al nostro mare, nonostante il presidente Frattura e il segretario regionale del massimo partito della maggioranza, Micaela Fanelli, si richiamino alla sua corrente e siano stati e siano tuttora suoi sponsor ufficiali qui in Molise. Una situazione completamente diversa, invece, quella della vicina Puglia, dove il suo nuovo presidente, eletto pochi giorni fa, e segretario regionale del Partito Democratico, Michele Emiliano, in continuità con quanto già predisposto dal suo predecessore al governo regionale Michi Vendola, ha ribadito che si rivolgerà alla Corte Costituzionale per fermare lo sblocca Italia, che consentendo appunto la ricerca di idrocarburi a largo delle coste pugliesi, mette a rischio la pesca, il turismo e la qualità delle acque. In pratica due posizioni distinte, due diverse determinazioni, una, quella di Emiliano, decisamente di tutela del territorio che si governa, l'altra, quella dei nostri piccoli e potenti eroi molisani che lasciano depredare le proprie ricchezze e se ne stanno calmi, sereni e tranquilli a curarsi delle loro personali faccende. Si può davvero ancora tutelare tutto ciò? Polemica al vetriolo tra l'ex presidente della regione Molise Michele Iorio e la segretaria regionale del Partito Democratico Micaela Fanelli. Il motivo del contendere sta nel futuro del sindaco di Riccia, con la riconferma nel vecchio ruolo di membro del nucleo di valutazione dell'istituzione regionale, ruolo che però trova la sua rinuncia almeno fino alla fine dell'attività politica. Se guardiamo i dati terribili della disoccupazione in Molise, soprattutto quelli che riguardano i giovani, bisogna davvero sottolineare il fatto che c'è qualcuno che nasce con la camicia e tanti che nascono vestiti di pochi stracci. Questa la morale semplificativa dell'intervento dell'ex presidente Michele Iorio, quando commenta la decisione del presidente attuale della regione Frattura e dei suoi assessori che con la delibera 250 hanno autorizzato il direttore generale della regione
Regione a sottoscrivere una transazione conciliativa di una controversia pendente presso il Tribunale di Campobasso, conforme al parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Iorio richiama il fatto che dagli atti si evince che la vicenda riguarda Micaela Fanelli, attuale sindaco di Riccia e segretaria regionale del PD. La conciliazione riguarda la sua futura collocazione, quando potrà tornare a rivestire il vecchio ruolo di membro del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Molise, un incarico che per contratto è compensato con 80.000 euro all'anno e per 5 anni prorogabili. Iorio è categorico, mi chiede perché alla dottoressa Fanelli è concesso questo privilegio e agli altri no. A questa domanda risponde a stretto giro di comunicati Micaela Fanelli. È mio diritto, afferma, rivendicare il reintegro in regione, ma rinuncio per opportunità politica. Il senso lo spiega meglio in un passaggio importante. Sono la prima a credere e a dimostrare che la politica non debba essere fonte di privilegi, ma essere penalizzata dal punto di vista lavorativo solo perché si è politicamente in concorrenza è assolutamente ingiusto. La segretaria del PD sottolinea anche la sua rinuncia a più della metà dello stipendio da sindaco di Riccia, dichiarando tra l'altro che assume solo ruoli istituzionali a titolo gratuito. Comunque è altrettanto limpida nella risposta a Iorio. Ho deciso che fino a quando farò politica attiva non rientrerò nelle mie funzioni. Rinuncio al reddito come rinuncio alla richiesta di qualsiasi forma di indennizzo del pregresso. Foglio di via obbligatorio per 4 campani, venditori abusivi con precedenti per reati contro il patrimonio individuati dai carabinieri nei pressi dei centri ospedalieri di Campobasso. La merce è stata sequestrata ed i militari hanno proceduto all'elevazione di sanzioni amministrative di oltre 5.000 euro. Sempre nel capoluogo un 27enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina e pertanto segnalato al locale ufficio territoriale del governo. A Riccia invece i carabinieri hanno identificato un cittadino romeno con precedenti per reati contro il patrimonio che girava nel centro cittadino senza alcuna valida giustificazione. Nei suoi confronti è stata avanzata istanza per l'emissione del foglio di via obbligatorio. È stato infine denunciato per danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale un giovane di Trivento che con un braccio ingessato nella notte ha danneggiato dei veicoli in sosta. All'arrivo dei militari ha tentato di scagliarsi contro di loro ma è stato subito bloccato, appurato essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, è stato ricoverato al Cardarelli di Campobasso per accertamenti. E ci spostiamo a Isernia per lesioni personali e omissione di soccorso. Un 32enne, a seguito della denuncia di una giovane della provincia Pentra, è stato deferito dalla polizia competente all'autorità giudiziaria. Due pregiudicati campani invece sono stati beccati a Montaquila intenti a scassinare un cassonetto per la raccolta di abiti usati al fine di impossessarsene. Per questo il questore di Isernia Uono ha emesso due provvedimenti di allontanamento con foglia di via obbligatoria. Denunciate in stato di libertà poi due persone per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale e contestata una violazione amministrativa per ubriachezza. E la polizia di Campobasso sta intensificando le attività di controllo lungo la costa adriatica molisana, in particolare a Termoli, in vista della stagione estiva. L'intento è quello di garantire un'estate appunto più sicura ai tanti turisti e ai cittadini grazie ad una presenza più capillare degli agenti. Intanto nei giorni scorsi effettuati servizi per contrastare il fenomeno dei furti in appartamento, mentre un pluripregiudicato del Foggiano è finito nei guai perché sprovvisto di patente era alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Cambiamo argomento. Il gruppo del Movimento 5 Stelle al Comune di Campobasso in una conferenza stampa ribadisce il senso di scorrettezza e di arroganza nel ritardo del Partito Democratico a procedere alle nomine dei suoi membri nelle commissioni consiliari. Il servizio. Infatti, il Consiglio Comunale di Campobasso approva il 5 maggio il nuovo regolamento, nel quale si stabiliscono novità sostanziali circa le commissioni consiliari. I gruppi, entro 20 giorni, devono comunicare i nomi dei componenti. Le minoranze lo fanno, la maggioranza, con il Partito Democratico, lo fa in netto ritardo, soltanto poche ore fa, e dopo vari richiami del Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Sabino Iafigliola. Così, il gruppo del Movimento 5 Stelle convoca una
conferenza stampa, dove il suo capogruppo Simone Cretella sottolinea: un ritardo di un mese davvero ingiustificabile, gravissimo e inaudito. Il Partito Democratico, in particolare il maggiore partito di maggioranza, ha avuto oltre un mese per poter incasellare pochi nomi all'interno della tabella delle nuove commissioni, ma evidentemente hanno prevalso altri tipi di interessi, hanno prevalso quelle lotte all'interno di questa maggioranza così variopinta. Loro la chiamano coesa, la chiamano granitica, ma in realtà ogni qualvolta si tratta di doversi spartire qualcosa vengono fuori tutte le anime interne. Ovviamente ognuno rivendica il proprio peso politico e puntualmente, non volendo rinunciare nessuno a nulla, si verificano questi episodi. Accumulare un mese di stop di fatto dell'attività consigliare è un fatto gravissimo, anche perché in questo mese la Giunta ha continuato a deliberare, le determine sono andate avanti e il Consiglio Comunale è di fatto restato completamente all'oscuro di tutto ciò che è successo. Il Presidente del Consiglio Comunale, che è una figura al di sopra delle parti e garante, ha chiesto, e comunque però un membro della maggioranza, ha formalmente dettato un termine, quello del 27 maggio, entro il quale termine tutti i partiti, hanno, ad esclusione del Partito Democratico, hanno formalizzato le designazioni delle commissioni. Il Partito Democratico se n'è veramente infischiato di questo termine, quindi scavalcando tutta quella che è proprio la prassi, la buona anche educazione se vogliamo, il rispetto di tutte le forze politiche, prendendosi il tempo che riteneva più opportuno. In realtà doveva sciogliere evidentemente quei nodi, quelle lotte, questo braccio di ferro che c'è stato, scaturendo questo ritardo veramente incomprensibile. Il Consiglio regionale ha riordinato la materia che riguarda i rapporti con i molisani residenti all'estero. Nella seduta del prossimo martedì l'Assemblea procederà a discutere le mozioni a tutela dei rischi ambientali nella piana di Venafro. L'inquinamento ambientale nella piana di Venafro, più volte stato sollevato negli ultimi tempi dalle istituzioni locali, finalmente la problematica sarà affrontata nella sede del Consiglio regionale nell'appuntamento di martedì 23, a tutela dei residenti e degli allevamenti di animali. Intanto l'ultimo Consiglio ha affrontato e varato, con i voti della maggioranza di centrosinistra, la nuova legge sugli interventi da mettere in campo per promuovere i rapporti sociali, culturali e commerciali con i molisani nel mondo. La materia è stata semplificata, riordinata ed approvata e rappresenta oggi una possibilità di censimento e strumento della nuova emigrazione. Destinatari degli interventi sono i cittadini di origine molisana residenti all'estero, le associazioni e gli enti iscritti all'albo regionale. La legge appena redatta in via 4 novembre vedrà un piano triennale di azioni a favore dei corregionali ed introduce politiche di mobilità giovanile finalizzate al miglioramento della formazione didattica e professionale. Al padre missionario Giuseppe Tedeschi, originario di Yeltsin, assassinato in Argentina dalle squadre della destra nel 1976, il Consiglio dedicherà in sua memoria una giornata particolare ogni 6 dicembre. L'assise regionale del pomeriggio di ieri ha visto inoltre la designazione di numerosi componenti all'interno delle aziende Sviluppo Economico Isernia, Molise Dati, Corecom, Fimolise, Consorzio Industriale di Campobasso Boiano e l'ente di edilizia sociale Eres. Non hanno partecipato al voto Filippo Monaco per la maggioranza e i due consiglieri di 5 Stelle, Federico e Manzo. A Mafalda si è svolta oggi la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo edificio scolastico. La struttura didattica sorgerà in via Pascoli, alla cerimonia presenti le autorità civili e religiose. Si annuncia un'estate calda sul fronte dei servizi di Poste Italiane nel territorio molisano, lo afferma la segreteria interregionale Abruzzo-Molise della Federazione Lavoratori Poste. Le cause sono molteplici, con una carenza di personale che metterà a dura prova l'erogazione dei servizi ai cittadini.
Antonio D'Alessandro, segretario interregionale Abruzzo e Molise della SLP CISL, la Federazione dei Lavoratori delle Poste, non ha dubbi, sarà un'estate caldissima per quanto riguarda il servizio postale, soprattutto rispetto alle carenze di personale in tanti uffici postali del Molise, che lasciano innumerevoli postazioni vuote e con molte mancate sostituzioni a causa delle fuoriuscite per pensionamenti ed esodi incentivati. Sono queste le situazioni complessive che metteranno a dura prova l'erogazione dei servizi ai cittadini. L'azienda, afferma D'Alessandro, ha previsto un piano di riduzione degli orari e delle giornate di apertura al pubblico in moltissimi uffici postali del nostro territorio per tutto il periodo estivo. Aperture a singhiozzo per gli uffici di Guglionesi, Larino Centro, Larino Succursale 1, Riccia Centro, Trivento 1, Campobasso Succursale 4, Termoli Succursale 2, Indiprete, Montaquila, Rocca Pipirozzi, San Pietro in Valle, Agnone Succursale 1. I cittadini già in questi giorni sono obbligati a code interminabili per rispettare le innumerevoli scadenze fiscali, ma sono anche costretti ad un primo assaggio di quella che sarà la condizione dei prossimi mesi. Nulla, afferma il segretario SLC, è stato fatto sul fronte delle consistenze degli organici, il processo di riduzione continua ed all'appello mancano davvero molte unità, una situazione già oggi critica che peggiorerà notevolmente a partire dai prossimi giorni. La Bibliomediateca di Campobasso, inserita nel programma nazionale di Letti di Notte 2015 fino alla tarda serata di oggi, spazio ai lettori per raccontare il libro più amato che ha lasciato dentro emozioni e suggerito riflessioni. Appuntamento in via Alfieri nel capoluogo a partire dalle ore 20. In occasione della giornata del rifugiato a Oratino, i giovani della sinistra molisana hanno voluto promuovere un incontro per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della immigrazione. In questi giorni al centro delle cronache, Massimo Dalla Torre ha intervistato per noi Luca Spallone. Il mediatore culturale di questa iniziativa è un'iniziativa che praticamente pone di fronte ad una realtà che è altamente scottante. Come è nata questa idea, Spallone? Oggi si celebra la giornata mondiale del rifugiato, nel mondo si stima che ci siano circa 60 milioni di rifugiati, e è importante considerare la differenza tra il rifugiato e il normale migrante, perché spesso si tende a fare confusione anche sui mezzi di comunicazione, anche in politica, fra clandestini e rifugiati. In realtà il rifugiato è quella persona che ha il fondato timore di tornare nel suo paese di origine, e per questa ragione gli è riconosciuto dal diritto internazionale, anche dalla Convenzione di Ginevra, che chiaramente l'Italia ha firmato, di avere determinati diritti che gli devono essere riconosciuti anche sul territorio italiano. Ecco, si parla dei diritti, però a quanto pare anche in queste ore questi diritti vengono calpestati. Purtroppo, un po' per giochi politici, un po' per ignoranza, un po' per speculazione, io credo, perché comunque dietro l'immigrazione, dietro la richiesta di asilo si muovono anche diversi soldi, sia dello Stato italiano che della Comunità Europea, e allora sorgono dei problemi, fra delle dispute anche un po' campaniliste fra i diversi Stati. Dunque, domani alle 19 in piazzetta Palumbo a Campobasso, l'associazione Primo Marzo, con la collaborazione del Circolo SEL di Campobasso Nelson Mandela, ha organizzato una manifestazione e dibattito sull'accoglienza dei rifugiati, con a seguire una degustazione dei cibi delle diverse culture e tanta buona musica. Nella frazione di Santo Stefano a Campobasso, domani pomeriggio, l'architetto Franco Valente interverrà nel dibattito incentrato sulla figura storica del conte Amedeo VI di Savoia. La proposta culturale è della locale Proloco. Dibattito serale alla Galleria Civica di Termoli sulle opportunità di tutela del sistema marino, riduzione dei rifiuti e crescita sostenibile del comparto ittico in Adriatico. Autorità istituzionali ed esperti universitari hanno aderito all'appuntamento. A coordinare i lavori la docente dell'Università del Molise, Angela Stanisci.
Il titolo del convegno credo sia importante perché è sostenibilità e sviluppo. A differenza di quanto si pensa e si è pensato in questi anni, che le due parole, i due concetti non andassero di pari passo, in realtà si è visto che l'unica prospettiva che abbiamo per il futuro è quella di coniugare le politiche della sostenibilità con quelle dello sviluppo, sviluppo economico, sviluppo sociale, sviluppo territoriale. Quindi tutto quello che i governi e le amministrazioni locali e regionali dovranno fare sarà quello di andare proprio in questa direzione, quindi coniugare la tutela, le componenti ambientali, i rifiuti, ma guardarli sempre nell'ottica della politica dello sviluppo, dare posti di lavoro, dare la possibilità di fare cose, quindi non bloccare e vincolare i territori, ma coniugandoli proprio nel concetto dello sviluppo sostenibile. Oggi presenterò a Termoli una risoluzione che sto presentando nei vari territori italiani in occasione degli eventi che sto seguendo sulle politiche della pesca, ed è una risoluzione che riguarda la possibilità di utilizzare la nostra marineria per contribuire alla pulizia del mare. Come qualcuno dice, accanto alla cassetta del pesce potranno riportare la cassetta dei rifiuti. Oggi ciò non è possibile, allo stato questo non è possibile, perché? Perché comunque quello che è in mare è considerato anche rifiuto speciale. Però con questa risoluzione si vuole puntare ad individuare gli strumenti per poter consentire alla nostra marineria di contribuire a quella che è la pulizia dei mari. Anche con la possibilità, diciamo, di individuare un percorso che consideri questa possibilità, appunto la pulizia del mare, come un'attività non soltanto accessoria ma anche sostitutiva di quello che può essere l'attività di pesca nel periodo del fermo biologico. È tutto in fieri, chiaramente, è tutta da costruire questa possibilità, questa ipotesi. Ci stiamo muovendo per cercare di far chiudere l'attività di pesca verso la fine del mese di agosto. Se ci dovessimo riuscire, io penso che ci riusciremo, sarà veramente un bel risultato dopo oltre 20-25 anni di fermo fissato nel medio adriatico, nel medio e basso adriatico, all'inizio del mese di agosto. Insomma, spostarlo in avanti significa aver dato intanto una risposta a questa comunità, la nostra, quella della marineria, di tutto il settore e di tutta la filiera, forte, nel segno che noi ci siamo qui e qualcosa possiamo fare per questo settore. L'emigrazione, la vita, le condizioni sociali di Isernia agli inizi del secolo scorso. Proseguono con successo le commedie in vernacolo messe in scena dalla compagnia Pentra Larate. Prima di un bilà, bacio, sanno che bacia pure a me, lui. Bacio il bancarino, E pensa da tuo padre, pensa da tuo padre, fate piangere la mattina, la sera, poi fai su bancarini, onestamente, ci ha fatto una grandissima posizione. Sì. Questa rappresentazione, più la si vede, più piace, dà sempre delle emozioni nuove. Sicuramente, ha delle emozioni perché ha una vis comica particolare che viene suggerita dall'autore e in tutto il testo, con delle battute che poi sono proprio comiche. Ci sono delle situazioni comiche, ma poi il resto siamo capaci di farlo, perché ci sono degli spunti che sono veramente ti fanno al momento venire fuori la battuta. Sono troppe situazioni che ti fanno agire così. Per le persone che ricordano quegli anni è uno spaccato, è una fotografia perfetta di quella civiltà, di quell'epoca. Sicuramente, difatti il recupero di queste opere, mi riferisco a Menuto Celestrino, Mose Sposa Celestrino, la prossima che faremo su Matrimonio in Anzarafà, sono tre momenti della vita sociale di Isernia che hanno praticamente ognuna un messaggio da dare, perché siamo passati dal Menuto Celestrino, dove
dove si racconta dell'emigrazione, si racconta delle tribolazioni che vessavano le famiglie e che dovevano cercare di sbarcare il lunario in qualche modo, nel migliore dei modi. E allora c'è il lavoro della terra, nobile sicuramente, ma poco redditizio. C'è l'emigrazione che comporta miglioramenti sostanziali e sensibili. C'è l'artigiano che riesce a barcamenarsi perché sa fare funzionare la sua arte per il suo profitto. In seguito vediamo l'antitesi tra commerciante e contadino, commerciante campa e chi fatica crepa, ecco, questo dice, e però sulla scia di un'emigrazione sempre valida, è sempre quella la ricerca della collocazione sociale. In seguito ci sarà su Matrimonio in Zarafà, dove negli anni 50 questo principio, diciamo, di tipo verghiano, di acquisizione della roba per poter modificare il proprio stato sociale, viene superato e c'è già un messaggio più chiaro verso il ricorso alla cultura per poter migliorare la propria condizione e riscattare le antiche miserie. Questo è quanto cerchiamo di fare e stiamo facendo. A Capracotta una giornata per la diffusione della cultura del bene acqua, fonte di vita ed alimentazione, per questo legata alla tematica di Expo 2015. Il programma prevede nella prima mattinata una visita al mulino di Santa Croce lungo il torrente Verrino e a metà giornata un incontro dibattito al giardino della flora appenninica. Chiuderà domani pomeriggio a Termoli la mostra d'arte estemporanea nelle sale del Castello Svevo, dalla matita al carboncino, dalla pietra ai materiali acrilici su tela. La rassegna artistica è organizzata dal gruppo 5 Art. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Area instabile oggi sul Molise con locali precipitazioni a carattere temporalesco, miglioramenti climatici dalle ore della sera. Le temperature sono comprese tra i 16 gradi di Campobasso fino alla massima di 23 a Termoli. Ventilazione nord-orientale, poco mosso il mare Adriatico. Domattina tempo ampiamente soleggiato sulla regione, valori climatici in leggero aumento, i venti ruoteranno da nord. Domani pomeriggio alle 16 a Mirabello Sannitico si alzerà il sipario sulla seconda edizione del Memorial Carmela Battista di mountain bike, gara all'interno di un circuito cittadino, partenza con 4 ciclisti alla volta ed eliminazione diretta. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla sezione molisana dell'Associazione Italiana Leucemie. A Lentella, alle porte di San Salvo, domani alle 18 si correrà una gara podistica sulla distanza dei 10 km. La manifestazione di atletica su strada è promossa dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno. Circa 200 pescatori a Mosca nell'appuntamento sportivo di oggi e domani a Castel di Sangro, appassionati provenienti da tutta Italia ed Europa nell'evento promosso dalla Scuola Italiana di Pesca. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.